moto dopo 54 anni complicati. È un nome difficile da portare come un sorriso, ma insegnato da dubbi. Non andavamo d'accordo. Invecchiando, trovo in me particolare di lui alla mia età di adesso. Qualche segno delle mani, un'espressione allo specchio, un tono di voce. Questa cosa non mi piace per niente. Da quando se n'è andato ho un'eredità natalizia. Avevo un amico, un milanese conosciuto al servizio militare in Friuli nei loro 20 anni. Era l'inizio degli anni 60 e devono essere stati momenti di grande condivisione e scoperta del mondo. Questo tizio io l'ho visto solo 2 volte, da bambino. Gente che aveva più borghesia e più boria di noi. L'ho rincontrato, quell'amico lontano, solo davanti al letto di mio padre morente. Da allora quell'uomo ha deciso che io sono mio padre. Ogni anno alla vigilia di Natale chiama. Parla con me 20 minuti di cose che non so e di un periodo in cui non ero ancora nato. Ha il tono cameratesco che usava con lui e si sbaglia perfino a chiamarmi per nome. Mi dice: ti ricordi quello lì, quella là, esattamente come fossi lui. Non ho mai condiviso le scelte di mio padre. L'ho odiato cordialmente da sempre. Ora che non c'è più sono sereno. Ho risolto le cose che avevo in sospeso. Ma ogni anno sento una voce che parla di lui come una persona meravigliosa. E ne parla come non ne ho mai sentito parlare. Non lo riconosco in quelle storie di amicizia durata oltre la naturale scadenza. Resto in silenzio davanti alla devozione di un signore che mi è estraneo. E che chiama ogni tanto da molto lontano e per pochissimo tempo. È una devozione che non è nemmeno paragonabile alla mia, che è quasi assente. 20 minuti.